La ZTL a Napoli significa anche zona talento liberato. Questo è il senso che l'amministrazione ha voluto dare alle aree liberate dalle auto ed affidate agli artisti di strada. Clown, guarrattelle, saltimbanchi, mangiafuoco, teatranti, danzatori, suonatori, cartomanzia esoterica e teatro itinerante. Ogni venerdì fino al 16 dicembre gli spettacoli si terranno sia nel centro antico sia al Vomero, coinvolgendo i passanti delle vie e delle piazze interessate al provvedimento di zona a traffico limitato e quelle del centro commerciale naturale di Napoli. Quindi San Giovanni Maggiore Pignatelli, Santa Maria la Nova, il Duomo, San Domenico Maggiore, Via Toledo, Piazza Dante, Corso Umberto, il Gesù Nuovo, Piazza Bellini e Via Scarlatti. Per seguire i numerosi appuntamenti vi invitiamo a consultare il programma completo sul portale del Comune di Napoli, fra le notizie in evidenza in prima pagina. È un progetto di animazione per avvicinarsi al clima di festa del periodo natalizio, per rendere la città e le sue strade protagoniste di serate di vivibilità e partecipazione, ed è stato affidato alla stessa associazione che ha curato per ben 9 edizioni la più grande rassegna delle arti di strada mai realizzata in Italia, il Napoli Street Festival, che per l'occasione ha creato originali eventi e performance di artisti di strada, compagnie teatrali, corpi di danza e musicisti. Quello che state vedendo, in particolare, è il teatro itinerante che venerdì scorso, 25 novembre, fra la sorpresa dei passanti e l'eleganza del suggestivo allestimento, è partito simbolicamente proprio da Palazzo San Giacomo, sui Trampoli, per spostarsi in via Toledo ed occupare con la loro coinvolgente esibizione le aree liberate dal traffico.